Cari amici di SportsU, ben ritrovati da parte di Gianmario Bonzi. Noi non ci fermiamo mai, continuiamo con le nostre nuove iniziative. Per esempio, una trasmissione settimanale sulla scherma e partiamo oggi con un ospite graditissima, la vedete già inquadrata, un ex campionessa del mondo, medagliata olimpica anche e molto molto altro. Ben ritrovata Margherita Granbassi, ciao! Ciao Gianmario, ciao a tutti, buon pomeriggio. Margherita, che oggi ha sostenuto anche un esame, corretto? È vero. Infatti sto un po' scaricando l'adrenalina. È andato bene. Peggio di una gara, guarda. L'ansia pre-esame è pesante. Ne ho fatti due, sì, in questi giorni di quarantena, con questa modalità online, e diciamo che è strana, però insomma almeno ci dà la possibilità di poter continuare con gli studi. Beh, è andato bene, no? Sì, sì, sono andati bene. Tra l'altro due materie per me osticissime, guarda, io con i numeri non vado tanto d'accordo e ho passato economia aziendale, finanza aziendale, insomma anche in maniera positiva, per cui va bene così, andiamo avanti. Invece con la scherma come va? Da quando non prendi in mano un fioretto? Troppo tempo. Veramente, veramente tanto, Gian. Ogni tanto mi verrebbe voglia. Chiaramente la scherma mi manca, però è anche vero che insomma ho avuto dei problemi fisici importanti. Tra l'altro mi sono anche fatta male di recente, perché il 29 gennaio, cadendo da un treno, mi sono fratturata il piatto tibiale, per cui ho tolto le stampelle poco fa. Tanto per cambiare. Ho proprio dei limiti, però insomma mi piace quando posso almeno cercare di trasferire la mia passione ai bambini. Ci sono delle occasioni in cui lo posso fare. Invece Margherita, la scherma italiana direi che può dirsi abbastanza soddisfatta. Ok, adesso manca un anno alle Olimpiadi, che saranno da luglio 2021, però si è qualificata con tutte le armi e con un anticipo anche di un paio di gare in quasi tutte le situazioni. Credo che sia già questa una buona notizia. Poi sicuramente la prossima sarà un'Olimpiade storica, perché finalmente avremo 12 titoli in palio. Esatto, guarda che bello, sono proprio contenta per il mio sport che finalmente si sia arrivati a questo risultato. Io tra l'altro diciamo che sono stata proprio protagonista, diciamo, di quella sorta di ingiustizia, per cui probabilmente abbiamo anche combattuto poco all'epoca. Non so se avremmo potuto magari ottenere questo prima, però insomma io dico la verità, l'Olimpiade di Atene è stata la mia prima Olimpiade, per cui ero sicuramente molto molto emozionata, però non poter gareggiare alla gara a squadre con quella squadra è una di quelle cose che mi stanno ancora un po' qua insomma. E finalmente tutte le squadre saranno in pedana, bellissimo, perché è giusto così. Tra l'altro, proprio in quell'edizione del 2004, a non gareggiare a squadre furono proprio due competizioni al femminile, per cui diciamo fu veramente una botta per noi. E ricordiamo che in squadra con te vi erano ad Atene la prima e la seconda
poi della gara individuale, no? Valentina Vestali e Giovanna Trillini. Eravamo state l'unica nazionale a qualificare tre atlete, quella volta era possibile, ma è stato possibile perché loro due erano prima e seconda del ranking, io ero la numero 10 e mi sono qualificata all'ultima gara, mamma mia, mi ricordo uno stress incredibile, l'ultima gara, guarda, che ricordi incredibili, che belle emozioni. Ecco, invece proiettiamoci avanti. Mi sembra appunto al di là della qualificazione che l'Italia sia abbastanza bene, stia vivendo un buon momento, però c'è stato il famoso mondiale che abbiamo anche commentato assieme, no, su Eurosport del 2019 senza una medaglia d'oro dopo tanti anni, dopo Losanna 87. Per quanto mi riguarda non sono particolarmente preoccupato da quella notizia, però è una notizia, un'Italia che non vince nemmeno un'ora mondiale nella scherma, no? Sì, è sicuramente una notizia. In realtà avevamo vinto comunque delle medaglie pesanti e importanti, però certo mancava l'appello l'oro. E come hai detto tu, cosa che non succedeva da veramente troppo tempo, il fatto che diciamo si abbia ancora un anno di tempo potrebbe anche essere qualcosa che giova alla nostra nazionale. Però insomma io davvero penso che fosse quasi più una combinazione quello che è successo lo scorso anno. Tra l'altro ho visto tutti i ragazzi molto ben motivati e penso che quest'anno diciamo in più possa essere positivo. Diciamo che certo mi vengono in mente magari gli atleti quelli un pochettino più in là con gli anni, mi viene in mente Aldo, mi viene in mente l'Elisa, però secondo me a Elisa un anno in più dal punto di vista schermistico potrebbe anche giovare. Parliamo naturalmente, per chi non lo sapesse, ma spero non ci siano persone di questo tipo, di Aldo Montano ed Elisa Di Francesca. Ecco, a proposito... Sì, io ovviamente sì, parlo sempre... È chiaro. Come se fossimo in famiglia. Però tu hai sentito le tue, diciamo, colleghe, le definisco ancora tue colleghe del Fioretto, perché hanno fatto pace, però prima hanno fatto un po' tribolare. Vabbè, ma è sempre stato così, insomma, esatto. No? si sa che tra prime donne i rapporti non sono mai semplici, e l'importante è che ci si chiarisca, e soprattutto che si continui ad avere un obiettivo comune e si lavori per quello. Poi lo sappiamo tutti che ci sono delle dinamiche interne in uno sport in cui viene prima la gara individuale e poi la gara a squadre, e è uno sport che nasce come uno sport individuale, per cui ci sono dei momenti che un pochettino ognuno magari cerca di di segnare il territorio in qualche modo, Gian. L'importante è che poi veramente si ragioni e si cerchi di riprendersi per mano tutte quante e si voli verso un obiettivo importante che ovviamente è di interesse comune, no? di tutti i protagonisti e di tutte le attrici in questo caso. Ma mi pare che le ragazze si siano chiarite. E può essere che a volte queste polemiche possano anche così essere forse uno stimolo, a volte non sempre sono produttive, però credo che se poi diciamo da queste polemiche scaturisce un dialogo, allora cerchiamo di costruire qualcosa di buono. Anche perché nella prova squadra mi spiegava proprio recentemente Rossella Fiammingo, che è una spadista, nella prova squadra serve, tu lo sai sicuramente, sentire la fiducia delle compagne, perché lei mi diceva non è che stiamo tirando un granché bene a parte Mara Navarria a livello individuale, ma a squadra invece stiamo tirando bene, secondo me perché abbiamo fiducia l'una nell'altra, giusto? Può essere questo un concetto importante? Beh, quello è fondamentale. Sinceramente non credo tanto che manchi
manchi la fiducia, Gian, perché sono tutte atlete fortissime, ormai sono anni e cicli olimpici che la nostra squadra, la squadra del Fioretto femminile, propone, diciamo, a elementi che possono andare tutti a medaglia e magari anche a medaglia d'oro nella gara individuale. È ovvio che è difficile non avere fiducia l'una nell'altra, per cui secondo me in questo caso più che fiducia, penso che veramente ci voglia un po' di compattezza, di spirito di squadra e appunto di solidarietà, di comprensione, no? E riuscire a cercare di staccare completamente le due cose. Va bene, la gara individuale c'è, ce la giochiamo, dobbiamo, ognuna ovviamente vuole vincere, vuole fare la sua parte, e lo faranno con tutte le loro forze, però poi si deve mettere un punto e ripartire da lì. Ok, noi siamo quasi in conclusione, perché ogni puntata vuole essere appositamente breve, ma sicuramente intrigante. Ecco, ti chiedo solamente, quindi, quanto sei fiduciosa per la scherma italiana alle prossime Olimpiadi? E come vedi anche il tuo lavoro al commento per un'Olimpiade che non è esattamente come un mondiale? No, beh, sarebbe bello, sarebbe un esordio. vediamo. Senti, guarda, io ho fiducia perché so che abbiamo veramente degli elementi eccezionali in tutte le specialità, tra l'altro squadre anche abbastanza giovani. C'è un bel mix perché riusciamo ad avere l'esperienza di alcuni atleti, la forza, la sicurezza di alcuni atleti che ormai girano e sono forti da tanti anni, e la sfrontatezza e la voglia di dimostrare dei più giovani. Comunque c'è un livello altissimo in tutte quante le specialità, per cui non posso che essere fiduciosa in questi ragazzi, che tra l'altro ho visto tutti veramente molto motivati anche in questo periodo difficile, si sono allenati ognuno come ha potuto. Adesso speriamo che si possa tornare presto in pedana, e chiaramente soltanto se lo si può fare in sicurezza, anche perché il nostro sport, come altri sport di combattimento, è anche uno sport di contatto, di relazione, e per cui non so se sarà così semplice riprendere presto, ma ho visto che veramente i ragazzi si sono ingegnati nei modi più incredibili per mantenersi in allenamento, tirando fuori proprio quella che a volte secondo me è l'intelligenza, la genialità dello schermidore. E la fantasia dello schermidore italiano. Esatto, la creatività manca. È riconosciuta da sempre. Bene, Margherita, è stato un piacere, ti ringrazio. Questa è la prima puntata di Fencing to You e abbiamo portato avanti con una campionessa del mondo a Torino 2006. C'ero, tra l'altro, ero presente, ricordo bene tutta quella situazione. E allora, naturalmente, do l'appuntamento agli ascoltatori a settimana prossima con altre sorprese per Fencing to You. Intanto, grazie Margherita. Grazie a voi e continuate così, avanti. Avanti con la scherma, e per tutti naturalmente ci risentiamo settimana prossima. Un saluto e grazie anche da parte di Gianmaria Bonzi. Ciao. Ciao.